Allora iniziamo quest'ultima parte della giornata, se ce la facciamo. Ringraziamo la professoressa Capogno perché parlare alla fine della giornata è sempre un'impresa. Allora io ti darei subito la parola perché mi dicevano che alle 5:30 dobbiamo liberare la sala, quindi ahimè, no, va bene così, c'è un pochino meno tempo. No, un attimo solo perché non è partita la registrazione. Ok. Partiamo. Ok, intanto ringrazio per l'opportunità di essere qui, che insomma è una scuola di altissimo spessore e devo dire sono da una parte emozionata e dall'altra parte intimidita di parlare dopo 2 giorni di interventi con quelli che per me sono stati, come dire, maestri e concretizzati, oggettivati in quell'avatar analogico che sono stati i manuali su cui ho studiato nel tempo della mia formazione. Quindi un po' a fine giornata, un po' il tempo che accorceremo, mi scuso se abbasseremo il livello degli interventi, anche perché ho scelto di portare una discussione sugli esiti di una ricerca che abbiamo condotto con un gruppo di colleghi interuniversitario universitario all'interno di un Erasmus Plus per i partenariati strategici però mi sento molto confortata dagli interventi che mi hanno preceduta perché già da ieri Ferrarotti diceva che uno degli obiettivi importanti del nostro essere qui, della nostra formazione è evitare di fare filosofia sociale ma di essere molto aderenti alla dimensione empirica per la comprensione del contesto, per la azione nel contesto, la trasformazione del contesto. Mi fa piacere fare riferimento a un altro grande maestro che purtroppo in questi giorni abbiamo perso, De Masi, perché io mi sono iscritta ai miei tempi a sociologia grazie ad una sua presentazione di sociologia in tempi non sospetti in cui la sociologia era un po', se vogliamo, nascente, in cui con molta enfasi in una aula di studenti in quelle giornate di orientamento affollatissime, spiegando la sociologia, partì da un banale esempio dicendo che appunto la sociologia cerca di studiare la società, studiare l'organizzazione, studiare le soluzioni e proporre dei miglioramenti, delle azioni, degli interventi. Quindi diciamo questa cosa mi aveva appassionata allora e ho sempre cercato di pensare la ricerca sociologica come una ricerca appunto applicata, una ricercazione volta ad essere un po' oggetto di trasformazione sociale, di miglioramento sociale. Mi confortano anche gli interventi che, possiamo dire quella linea programmatica che il professor Cocozza ci ha lasciato ieri parlando degli sviluppi, degli obiettivi della ricerca del futuro, quando parlava da una parte dell'importanza di accentrare l'attenzione su quelli che sono gli attori, le istituzioni educative, che quindi hanno questa responsabilità nel formare un'etica della responsabilità, nel formare una collettività, una capacità di agire, competenze adeguate. L'altra parola chiave che ha utilizzato era appunto l'interdisciplinarità e la dimensione della rete. Ecco, quindi mi sento, come dire, in grande continuità con questi interventi che mi hanno preceduto e anche con tutto il ragionamento che ha fatto la collega prima sul tema della lobby e sul ruolo dell'Unione Europea, perché appunto quello che porto, un intervento dal titolo L'università di fronte alla sfida digitale, dalle politiche europee alla governance accademica, quindi ho preparato piccole slide, veloci slide per accompagnare questo ragionamento.
risponde, cerca di rispondere ed è comunque inserita dentro questa griglia di riferimento che ci siamo dati. Appunto, io sono Stefania Capogna, sono associato all'Università degli Studi Link, provengo dalla sociologia dell'educazione, sono atterrata poi alla sociologia della comunicazione e mi sono sempre mossa in una linea di confine, diciamo così, tra educazione e comunicazione, organizzazione. Quindi la dimensione un po' interdisciplinare, multiprospettica, multidimensionale mi è un po' propria, diciamo così. Provo a sintetizzare, non so se possono andare le slide. No, le deve mettere lei, mi ha detto, eccole là. Provo a sintetizzare il ragionamento che faremo cercando di molto sinteticamente fare un percorso logico, diciamo così, da quello che è stato il progetto di ricerca da cui siamo partiti, la metodologia che abbiamo utilizzato, fare un breve ragionamento sulla discussione e qualche breve riflessione che più che concludere apre a nuove domande, a nuove riflessioni. Quello che proverò a sintetizzare è l'esito, dicevo prima, di un progetto Empower Competencies for Online Learning in Higher Education, che abbiamo detto un progetto di ricerca realizzata all'interno di un Erasmus Plus Strategic Partnership in rete con altre università, quindi in una virtuosa anche collaborazione interuniversitaria con il gruppo di Roma 3 dei colleghi che afferiscono alla cattedra del professor Cucozza, con il gruppo della Link Campus da cui provengo, con il centro di ricerca Digital Technologies Education and Society e altre università europee. Quindi qui il focus era tutto universitario: Spagna, Irlanda, Finlandia, Grecia, una associazione di diciamo di coordinamento dei progetti Erasmus di Cipriota. Ora appunto cercherò di essere veloce nel ragionamento. Qual era in qualche modo gli obiettivi principali che si dava il progetto? Come ho detto, l'approccio è stato sempre multidisciplinare, multidimensionale, multiprospettico, e proverò a spiegare cosa significa questo. Quali sono state le domande guida, gli obiettivi principali del progetto fondamentalmente? Possiamo sintetizzarli in tre grandi macro obiettivi. Capire, in primis, il primo punto era proprio capire come le politiche nazionali hanno tradotto in pratica le politiche europee, per questo sento questa grande vicinanza con quello che raccontava, spiegava la collega, in particolar modo nello sforzo dell'Unione Europea di costruire quello spazio comune che noi conosciamo come Higher Education Area, nato con il processo di Bologna nel 1999, quindi anche come tempi molto vicini a quelli che raccontava la collega, e che in qualche modo ha trasformato radicalmente tutto il nostro sistema di istruzione terziaria. E un secondo elemento di interesse della nostra ricerca era che in realtà nasce a valle del percorso, perché come ho detto non si chiude mai, ma si muovono sempre nuove domande. Cercare di capire come attraverso questo processo di co-costruzione sovranazionale e nazionale del nuovo spazio europeo di distruzione terziaria, come si muovono, come si sviluppano le nuove convenzioni anche i nuovi linguaggi, strumenti di comprensione, di collaborazione che nascono dentro questo spazio di relazione prima sovranazionale e poi nazionale, e da ultimo comprendere l'università come comunità di studio, come organizzazione complessa che all'interno di questo cambiamento enorme che la investe da oltre 20 anni è chiamata a trasformarsi radicalmente.
sotto diverse spinte, l'ultima quella della trasformazione digitale, quella quindi della digitalizzazione che, come sappiamo, la pandemia ci ha imposto d'amblè senza soluzione di continuità. Quindi l'ipotesi di ricerca che accompagnavano, che hanno ispirato la costruzione del quadro teorico, la costruzione del quadro metodologico, la costruzione delle domande di ricerca e tutto il lavoro durato tre anni, un bellissimo team di lavoro, di squadra di ricerca internazionale sulle università, in primis appunto capire il ruolo delle politiche europee, l'imprinting delle politiche europee su questa trasformazione e come e dove vengono e quali e convenzioni, nuovi modi di operare vengono a determinarsi in questo processo continuo che è teso continuamente tra una doppia tensione che è quella della dinamicità, del cambiamento, della resistenza e dell'inerzia. Quindi c'è un processo, un lavoro incrementale che è continuo. Capire poi, vedere poi i modelli organizzativi come cambiano, partendo dall'idea che i modelli organizzativi subiscano una sorta di ibridazione, per esempio un superamento da quelle che noi conosciamo classicamente prima della pandemia, consideravamo, etichettavamo le università convenzionali e le università digitali o telematiche in Italia. Andiamo verso una sorta di ibridazione dove il modello è ancora tutto da definire fondamentalmente. Ed infine la tecnologia, il ruolo di questa tecnologia, perché sì, il digitale, che era il nostro focus, è una tecnologia di supporto, di trasformazione, di azione, ma lungi dal considerare la tecnologia e l'innovazione digitale secondo una prospettiva iperdeterministica di per sé innovativa e migliorativa, il nostro interesse era appunto capire il ruolo degli attori, la collaborazione degli attori e come questi quindi interpretano ed agiscono questa tecnologia che sappiamo nel passaggio dall'informatizzazione alla digitalizzazione diventa qualcosa di più di un semplice mezzo, perché diventa ambiente, diventa luogo, diventa spazio e quindi cambia completamente anche il quadro di riferimento, di azione e di relazione. E quindi le domande di ricerca strettamente connesse a questi obiettivi, a queste ipotesi, da una parte, ed è la prima ed è quella su cui io mi soffermerò stasera, perché dicevo il lavoro è stato molto grande, prendo un pezzetto di lavoro che mi fa piacere condividere con voi. Il primo tema, quello delle politiche europee, quindi come si trasforma in azione, come è possibile ricostruire in azione questo processo di traduzione in pratica delle politiche europee attraverso questi 20 anni di processo di co-costruzione di nuovi modelli, nuove convenzioni, nuovi strumenti, nuovi linguaggi, nuovi tutto. A seguire, ma non lo tratteremo, il tema del come si sviluppano le micropolitiche universitarie per adeguare, per rincorrere, per adattarsi o diversamente per interpretare ed orientare questo cambiamento. E qui ecco il tema del come le università vivono, affrontano, interpretano questo cambiamento è molto interessante, perché anche qui l'università la andiamo ad intendere come organizzazione complessa, che è quindi un'organizzazione che è in costante interazione con il suo ambiente di riferimento, come organizzazione che a tutti i livelli è toccata dalla digitalizzazione, dalla trasformazione, che non investe più banalmente i processi amministrativi in termini di dematerializzazione o i processi di apprendimento in termini di modelli di e-learning, ma investe i sistemi di management, i sistemi, la governance, nella capacità di comprendere questi fenomeni, di utilizzare nuovi strumenti di governo, di management, di partecipazione, anche attraverso gli ambienti digitali,
e quindi mette fortemente in dubbio anche il ruolo e la capacità degli organi accademici di fare bene il loro mestiere. Ed infine, appunto, dicevamo, il cambiamento delle tecnologie, la percezione delle tecnologie nelle università, quindi attraverso ognuna di queste macro aree, macro livelli e domande, come vedete, ha un quadro teorico di riferimento. Quindi, dicevo prima, era multidimensionale perché abbiamo cercato, il lavoro è multidimensionale perché abbiamo cercato di lavorare ai diversi livelli, e quindi il quadro teorico anche che ha orientato, supportato la ricerca e l'analisi a diversi livelli è molto ricco. In primis, e qui è quello dove mi vorrei soffermare, a livello delle politiche europee, il quadro teorico di riferimento che maggiormente ci ha supportato fa riferimento alla translation theory e alla economia delle convenzioni e alla sociologia delle convenzioni, che sono come dire, dei filoni relativamente maturi, recenti, relativamente intendo dire, che nascono proprio in ambienti di confine, nascono al confine dell'incontro interdisciplinare di scienze e tecnologie, in modo particolare per quanto riguarda società, in modo particolare per quanto riguarda la translation theory, oppure economia e statistica per quanto è matematica, per quanto riguarda l'economia delle convenzioni e la sociologia delle convenzioni. I livelli, la metodologia, abbiamo detto che noi abbiamo cercato di utilizzare questo approccio multidimensionale per andare a leggere questa relazione tra il livello meta, che riferisce al livello sovranazionale, che la professoressa Pirzio ha spiegato in maniera fantastica, che rappresenta uno spazio di influenza, di determinazione, di creazione di vincoli e di framework teorico, politico, metodologico comune. Il livello macro, che riferisce al livello nazionale fondamentalmente, al nostro livello di policy interno che sta nello spazio del nostro confine nazionale. Il mesolivello, che si riferisce a quello spazio di governance intermedia dove gli attori istituzionali, collettivi, pubblici, privati si incontrano per mediare, per costruire la lobby, per costruire significati comuni, per creare alleanze, per fare progetti, per trovare spazi di rappresentanza. E il livello micro, che è il livello appunto della interazione, no? A cui possiamo riferire nel nostro caso il livello organizzativo, l'unità di analisi dell'università. Quindi ecco, ieri facevo la domanda al professor Ferrarotti, ma nel cambiamento che attraversa la nostra disciplina in questo tempo, dove evidentemente la dicotomia micro-macro, strutturalismo, soggettivismo, non è più in grado di fornirci delle risposte e degli strumenti sufficienti, come anche la metodologia, anche la sociologia si deve interrogare e deve lavorare anche per forgiare nuove competenze, nuovi studiosi, per far fronte a questa complessità. E questa non ho la risposta, ho solo la domanda, quindi ve la lascio. E posso provare a raccontare come abbiamo cercato di lavorare noi in questo team. Sempre nella logica di andare avanti e di andare veloci, come ho provato a dire, io mi soffermo soltanto su una delle dimensioni del nostro lavoro, che è stata quella a livello che si ferma a livello europeo, quindi al livello della costruzione di questo spazio meta, sovranazionale, che ci contiene. Ci contiene perché? Perché è finita la stagione degli stati nazionali, che ieri ci raccontava anche il professor Ferrarotti, ci troviamo all'interno di un mondo piccolo, globale, determinato dalle stesse regole di ingaggio, vincoli, per cui la dimensione meta in questo momento è quella che mi interessa di più. Come dal punto di vista metodologico, come abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato attraverso quello che chiamiamo multiple case studies, ne abbiamo fatti sei
2 in Italia e 4 in Europa, quelli che ho menzionato prima, e abbiamo proceduto dal primo passo, che è stato quello del co-creare, condividere un framework teorico e metodologico dettagliato, comune e condiviso nel team di ricerca internazionale, a partire quindi dalla costruzione di un dettagliato disegno di ricerca che partisse dalla definizione del quadro teorico, dei riferimenti della letteratura scientifica, fino alla definizione della metodologia, alla costruzione degli strumenti, alla definizione delle modalità di raccolta, analisi, scrittura e interpretazione e scrittura dei report. Perché l'obiettivo finale era anche quello di provare a comparare, proprio in questa logica di ricostruire i processi nazionali di traduzione in pratica, comparare le diversità che emergono a livello interpretazione e adozione nazionale. E fermandomi un attimo sul quadro teorico, perché è appunto importante condividerlo con voi, 2 riferimenti rispetto agli elementi teorici che ci hanno guidato. Abbiamo detto che ci muoviamo evidentemente nello spazio delle public policies, che da più di 20 anni a questa parte sempre di più è diventato uno spazio, abbiamo detto, sovranazionale, globale, tant'è che si tende a parlare appunto di global policies, soprattutto nell'ambito dell'education in senso lato, perché osserviamo processi di isomorfismo molto forti, processi di adeguamento molto forti, processi cambiamento anche che mirano a adeguare certe modalità. Immagino una per tutti, che tutti possiamo capire bene, per esempio le regole relative alla valutazione, ai processi di accreditamento delle università, alla valutazione delle carriere accademiche, la valutazione dei corsi di studio, la valutazione della ricerca, sono ormai largamente uniformati nel quadro globale, diciamo così, per cui si tende a parlare di global policies. Però c'è da dire che queste global policies fondamentalmente si muovono in un livello, sovranazionale, in un livello globale, ma poi circolano nel dibattito culturale, politico, scientifico, istituzionale, e orientano le scelte nazionali, le scelte quindi legate alla costruzione delle politiche nazionali, delle scelte amministrative, dei regolamenti, dei vincoli che vengono a determinarsi. Ma in questo processo di adeguamento c'è sempre un processo, possiamo dire, di reinterpretazione, di adattamento, di tradimento, di localizzazione, direbbero, nelle professioni della comunicazione. E quindi tutti gli attori che via via vengono ad essere ingaggiati, coinvolti in questo processo, diventano attori in qualche modo, agenti di cambiamento in qualche modo. Ciascuno immette qualcosa di suo, un suo interesse, una sua interpretazione, un suo limite, una sua perplessità. Quindi la translation theory ci aiuta quindi molto bene ad entrare a ricostruire questa prospettiva della traduzione in pratica da livello sovranazionale a livello nazionale. Molto brevemente e molto banalmente, nella translation theory noi possiamo individuare 3 macro prospettive. Da una parte quella che si sviluppa proprio nel campo della sociologia, scienze, tecnologia e società, che cerca proprio di comprendere il processo di traslazione, che è considerato un processo di proprio geometrico e linguistico di traduzione. Linguistico perché c'è un processo di interpretazione rispetto alla norma, indicazione sovranazionale, e quindi c'è un termine anche di interpretazione e traduzione. Banalmente non sempre abbiamo dei termini che corrispondono, o abbiamo delle interpretazioni semantiche, no, che possono differire. Questo capita molto spesso, per esempio, anche nella
nella costruzione della, di meccanismi di interoperabilità all'interno dell'istruzione terziaria. E c'è anche uno spostamento geometrico, perché attraverso le teste, attraverso le persone, gli attori che vengono coinvolti, come dire, l'idea, l'innovazione, il regolamento passa di testa in testa, territorialmente, investendo attivando dei percorsi di trasformazione. Cioè, a dire, l'innovazione, il cambiamento passa attraverso le persone, non è autoattuativo, e quindi in questo coinvolgimento delle persone però c'è sempre un processo di, tra virgolette, tradimento in questa attuazione, traduzione in pratica. L'altra, filone interpretativo che sta dentro il quadro della translation theory è quello del trasferimento della conoscenza, fondamentalmente, in termini anche organizzativi, in termini di competenza. E qui una delle cose molto interessanti da considerare in questo quadro è proprio il tema anche della competenza nella traduzione in pratica, perché noi, qui se ci fosse il professor Cucozza lo direbbe tranquillamente, possiamo avere grandi impianti teorici o normativi e poi molto spesso ci rendiamo conto che non li mettiamo in pratica per mancanza di competenza, così come grandi risorse in termini di progetti che poi restituiamo perché nessuno è in grado di prendere quei finanziamenti, oppure se li ha presi non è in grado di implementarli, rendicontarli, e quindi abbiamo un problema in questo senso. E l'ultima prospettiva è quella istituzionalista, che guarda in modo particolare al ruolo delle istituzioni, agli interessi, al potere e ai giochi, diciamo così, che si muovono attorno al ruolo che le istituzioni nazionali o locali attivano all'interno di questi processi. E quindi, andando molto molto rapidamente, perché vedo che il tempo stringe, proverò a focalizzare all'interno di questa riflessione alcune, diciamo, domande ulteriori che ci sono, che sono maturate nel corso di questo percorso. Prima di fare questa riflessione però devo anche chiarire che cosa intendiamo con la costruzione di nuove convenzioni, perché era quella la domanda chiave da cui siamo partiti. Attraverso questo processo ultraventennale che nasce nel 1999 con il Bologna Process, con gli sforzi che poi provo a sintetizzare in due immagini, quindi molto velocemente, c'è il tentativo, uno sforzo congiunto, guidato dall'Europa, di creare un nuovo modello, se vogliamo, quindi nuove regole del gioco, quindi nuove convenzioni sociali. In questo senso, quindi, intendo convenzioni, come si intende nel quadro teorico della economia e della sociologia delle convenzioni, non certo lo intendo io, non semplicemente come convenzionale o come regola o come ordinario o come tradizione, ma lo intendiamo esattamente come una teoria per analizzare, per comprendere il coordinamento in azione da parte degli attori e le scelte mosse da parte degli attori all'interno di situazioni problematiche, dove è necessario arrivare ad un compromesso, ad una comprensione, a colmare delle lacune che non sono tutte esplicabili ed esplicative all'interno di un quadro normativo o regolamentare dell'organizzazione. Quindi, attraverso il quadro, diciamo così, questo secondo grimaldello teorico dell'economia delle convenzioni, quello che cerchiamo di ricostruire sono le maggiori fasi di coordinamento che è possibile intercettare nel processo di ricostruzione, nell'analisi del processo di ricostruzione di traduzione in pratica, gli attori coinvolti e i loro comportamenti, lo sforzo di negoziazione, di interpretazione, di costruzione di significato e la dinamicità di questo processo, che è sempre teso dall'elemento di cambiamento, di innovazione, all'elemento appunto di resistenza e di inerzia organizzativa che sono inevitabili e che vengono quindi a creare, a determinare una sorta di
indeterminatezza che rispetto all'esito del processo lanciato, per esempio, in questo caso dalla Unione Europea. È sparito tutto, non so perché. Sì, eccolo qua. E quindi in queste due immagini provo a sintetizzare gli esiti di questa ricostruzione, della ricostruzione di questo, di questo processo di traduzione in pratica che abbiamo ricostruito, focalizzandosi sul modo in cui l'Unione Europea ha cercato di ricostruire il sistema dell'higher education e con particolare attenzione al ruolo, al tema del digitale, della trasformazione digitale. Il punto di partenza, dicevamo prima, per tutti il 1999, il Bologna Process, per chi non lo conosce, quel momento in cui l'Unione Europea decide di costruire uno spazio comune della formazione terziaria per favorire potenziamento, possiamo dire, della conoscenza e quindi la mobilità della conoscenza di studenti, di docenti, per favorire il nuovo posizionamento dell'Europa nel quadro della competizione globale di fronte ad una situazione in cui appunto l'Europa viene a perdere posizionamento. In modo particolare sul fronte del competitor, dei player digitali. Un percorso che si sviluppa, abbiamo detto, in 20 anni e che vediamo una produzione progressiva di documentazione, di regolamentazione, di linee guida, di rubriche, di strumenti di valutazione sempre più stringenti, sempre più frequenti, sempre più dettagliati. Ed è interessante vedere che in questa ricostruzione il modo in cui viene concepito questo sforzo e questo interesse di costruire questo spazio comune cambia di fase in fase. E cambia all'interno dei documenti, ricostruendo il processo documentale europeo, perché da lì siamo partiti, da un'analisi documentale della produzione europea. All'inizio l'obiettivo iniziale, semplice e basico, possiamo dire, è quello della costruzione di questo spazio comune europeo per la istruzione terziaria, in modo particolare per favorire il lifelong learning e per favorire quindi la formazione continua della popolazione europea e all'interno della società della conoscenza, fondamentalmente all'interno della competizione globale. Nella seconda fase, che possiamo dire dal 2010 al 2019 fondamentalmente, vediamo che le parole chiave, le keywords diventano più stringenti, molto molto più stringenti e anche possiamo dire stringono i ranghi in qualche modo, perché se nella prima fase vediamo la fase di lancio, di attivazione, di ingaggio, nella seconda fase vediamo una fase di adattamento e consolidamento di questo processo attraverso la definizione di documenti sempre più stringenti e per esempio attraverso la definizione di quegli elementi di sistema che definiscono banalmente la mobilità europea, quindi i sistemi di riconoscimento dei crediti, il 3 più 2, la mobilità, gli investimenti sugli Erasmus, in modo particolare il riferimento a comuni sistemi di assicurazione della qualità, eccetera, eccetera. Inutile dirlo, dalla pandemia in poi la parola chiave per tutto diventa digital. Se andiamo banalmente a fare la conta di quante volte e o dove compare la parola digitale dal 2016 in poi, ma con un'accelerazione spaventosa dal 2020 in poi, è davvero impressionante. Allora, per farla breve, sotto vediamo il processo di adattamento italiano. Noi l'abbiamo fatto per tutti i casi di studio, ovviamente, e la cosa interessante è vedere lo sforzo, in questo caso italiano, ma che abbiamo replicato negli altri paesi, di adattare per l'appunto questi provvedimenti sovranazionali per tradurli in
leggi e regolamenti nazionali che potessero stare dentro questo sistema. E quindi banalmente la costruzione del 3+2, quindi noi abbiamo adottato il modello anglosassone mandando a riposo il nostro modello umanistico, poi gli inglesi sono usciti e noi ci siamo tenuti il modello, scusate. E, per esempio, introduzione e costruzione di tutto il sistema di valutazione, non solo della istruzione terziaria, ma anche della scuola, banalmente. Tutto il sistema appunto di definizione anche dell'organizzazione interna, la trasformazione dell'università per esempio in dipartimenti, la spinta, focalizzazione sulla dimensione manageriale, su quella che qualcuno chiama, ma non abbiamo tempo, capitalismo accademico andando avanti. Qui abbiamo cercato di sintetizzare quello che è questo processo, come cambia l'actor network, il network di attori coinvolti in questo processo negoziale continuo che va dalla problematizzazione iniziale, che abbiamo detto iniziare intorno alla fine degli anni 90, ad una dove abbiamo appunto le istituzioni europee, evidentemente, che sono il cardine, che sono lo starting point, che in qualche modo vanno a costruire quelle alleanze che gli servono sui territori nazionali per operare. Per esempio, le nostre agenzie nazionali, che poi assegnano, gestiscono, governano e valutano i finanziamenti, l'INDIRE, nel nostro caso l'INDIRE, piuttosto che l'INAP, piuttosto che l'Agenzia Giovani, in tutti i paesi, evidentemente ci sono degli omologhi che fanno lo stesso lavoro, sono, tra virgolette, il braccio armato dell'Unione Europea che opera a livello nazionale per promuovere le politiche, per promuovere i regolamenti, le linee guida e che poi le anche imbriglia strettamente attraverso i processi di valutazione, perché poi tutti noi quando scriviamo un progetto o una rendicontazione evidentemente adeguiamo a quelle regole del gioco. La fase di interessamento è la fase in cui si consolida questo gioco, per cui tutti i 29 paesi europei vanno a firmare la declaratoria sostanzialmente che definisce questo progetto comune di costruzione di questo spazio comune e dà l'avvio ad un processo di ingaggio crescente di attori che entrano in questa alleanza. Un altro attore, per esempio, importante a livello nazionale sono stati, per chi non li conosce, quelli che vengono o venivano chiamati gli esperti del processo di Bologna, come dire, dei soggetti generalmente accademici o istituzionali che, partecipando al processo, avevano questo compito di, se vogliamo, sensibilizzare, diffondere, aiutare a creare questo nuovo linguaggio. Ed infine vedere come si stabilizza il network nella fase di mobilitazione, dove precipitano tutto quell'insieme di attori umani e non umani, li chiama l'actor theory, perché per attori attanti non umani si intende tutti quegli oggetti che vengono, appunto quegli elementi che vengono ad essere oggettivati e che hanno una capacità trasformativa sul processo. Mi vengono in mente le linee guida, per esempio, per la qualità, i processi di valutazione, le griglie di valutazione della carriera accademica, i sistemi di citazionali per le nostre carriere accademiche, sono tutti elementi che vengono ad oggettivarsi, quindi quelli appunto nel linguaggio della translation theory si chiamano tanti attori non umani, che hanno una capacità di azione trasformativa sul processo, del processo. Ed è interessante vedere appunto che in questo percorso, dal sovranazionale al nazionale, in questo coinvolgimento comune, c'è un processo di reinterpretazione, mediazione e adattamento locale infinito. Provo a sintetizzare rapidamente alcune conclusioni, che appunto non sono conclusioni ma sono ulteriori domande di ricerca, perché il tema è attuale. Da una parte
Da una parte, appunto, lo sforzo che abbiamo fatto è stato quello di mettere in parallelo e di utilizzare la doppia chiave interpretativa della Translation Theory, che individua nella costruzione della configurazione del processo le quattro fasi principali: la problematizzazione, l'interessamento, la iscrizione, l'ingaggio e la mobilitazione, con gli strumenti di analisi che ci offre appunto la economia, la sociologia delle convenzioni, che focalizza l'attenzione sugli agenti, sulla condotta, sulla riduzione degli spazi di arbitrarietà e sulla risposta dell'incertezza, proprio per cercare di capire cosa accade dentro ogni singola fase in cui questo processo si mobilita e ci trasforma. Da una parte, appunto, e vado a sintetizzare, a chiudere, abbiamo visto nella prima fase di ingaggio con la individuazione, diciamo così, di quegli alleati essenziali per garantire l'avvio del processo a cui partecipano tutti i ministeri dell'educazione dei 29 paesi che vanno a sottoscrivere l'atto, banalmente, e che vanno a costruire, ad identificare quelle parole comuni, quegli spazi di azione su cui trovare nuove forme di accordo, quindi su cui creare nuove modalità di comprensione, nuove convenzioni per la gestione, banalmente, della mobilità studenti o docenti, che prima era non regolata, evidentemente. Nella seconda fase, l'attenzione alla definizione della condotta, per cui la definizione, quindi se prima abbiamo definito gli spazi di azione, poi andiamo a definire il come, evidentemente, agire dentro questi spazi di azione. La definizione delle, appunto, regole comuni, che queste sono queste nuove convenzioni che si esprimono attraverso rubriche, attraverso linee guida, attraverso indicatori, attraverso strumenti di valutazione che vanno a ridurre l'arbitrarietà dei partecipanti al tavolo, e che sono tutti strumenti che servono a ridurre in qualche modo l'incertezza di questa cooperazione, se vogliamo così dire così, che si muova all'interno di uno spazio di azione prima non governato, diciamo così. E, allora, mi sembra che abbiamo detto un po' delle cose che volevo dire, quindi mi chiudo su questo, ringraziando per l'attenzione. Non so se ci sono domande o osservazioni, perché non so quanto tempo c'è, ma io chiudo. Ah, ok. È una pausa, perché... Okay. Dopo ci sarà. Quindi le domande dopo. Allora, siamo le domande. Se microfonaggio, grazie. Perfetto, gentilissima. Allora, passiamo alle domande. A che ora inizia la partita dell'Italia? Sì, grazie. Chiedo scusa, io mi chiamo Alessandro Fabbri, sono molto interessato al tema della digitalizzazione, anche perché da poco lavoro appunto in un ateneo digitale, quindi volevo chiedere, potrebbe illustrare un poco più in dettaglio lo svolgimento della ricerca una volta individuati questi 6 casi di studio? Con piacere, Alessandro. Sì. La Universitas Mercatorum. Ah, Mercatorum. Allora, abbiamo lavorato, abbiamo mix method per cominciare e per fasi, quindi abbiamo utilizzato metodi misti e una triangolazione di dati e di metodi di ricerca. Siamo partiti per fare la ricostruzione del quadro europeo da un'analisi documentale della, appunto, produzione delle pubblici europei, per creare quel quadro comune che rappresentava il perimetro di riferimento per tutti i
6 atenei coinvolti. Abbiamo detto 6 atenei, 2 italiani e 4 stranieri. In Italia un pubblico, un privato, all'inizio in realtà anche una telematica, abbiamo fatto un piccolo focus su una telematica, e all'estero una privata e 4 pubbliche. Di tutte queste soltanto una università online, che ha una modalità molto particolare, perché la Open University della Catalogna, che nasce proprio come modello di università online, che è diverso dalla nostra concezione di università telematica. Quindi quadro documentale, analisi documentale europea, dopodiché analisi documentale a livello nazionale per i 6 casi di studio coinvolti, proprio per vedere come declinavano le politiche nazionali e i riferimenti europei. Poi a livello di organizzativo, analisi mista su gli atenei coinvolti, partendo da cosa? Ancora una volta dall'analisi documentale dei documenti di ateneo, uno per tutti il piano strategico o le linee per la qualità o la comunicazione di ateneo, e poi le interviste con gli organi accademici e i focus group con tutor o personale staff tecnico amministrativo, docenti e basta, sono finiti e survey agli studenti. È mancato un passaggio, pardon, a livello nazionale non abbiamo fatto solo l'analisi documentale ma anche le interviste agli attori chiave di questo processo di traduzione in pratica, e quindi attori a livello nazionale afferenti alla GRUI piuttosto che all'AMBUR, piuttosto che agli esperti di Bologna, come si chiamavano. E in tutto questo quindi poi abbiamo utilizzato anche nell'analisi documentale diversi metodi, perché per fare la comparazione dei rapporti abbiamo utilizzato il text mining, per fare l'analisi come dire in profondità delle interviste, dei focus abbiamo fatto grounded, quindi come grounded theory, quindi andando in verticale, in profondità sui significati delle testimonianze raccolte. Prego. Penso che questo momento sia importante, perché una cosa sono i risultati importantissimi, ma giustamente alla domanda di Alessandro mette tutto quello che c'è dietro, perché certo, anche diventa quasi una buona pratica, certo, assolutamente, che in qualche maniera si può ridurre, amplificare, anche internazionalizzare. Sì, 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 no, infatti è che nella logica era creare questo nesso micro meta in questo caso, e procedendo per fasi, ovviamente. Qualcun altro? C'era forse il prof che aveva alzato la mano? Sì, anche prego. Io avrei domanda per la professoressa Caponia, che ringrazio naturalmente sempre tanto per questa analisi lucida e anche in profondità, no? Di processi che conosce davvero molto da vicino e segue da anni, tanto da essere un punto di riferimento per molti di noi. Però io mi domando se in questa vostra ricognizione estesa, tanto no, che è venuto fuori anche un quadro molto complesso e articolato, è saltato fuori qualcosa a proposito dei rapporti con l'intelligenza artificiale. E quindi, no, perché prima parlava per esempio degli attori non umani e dei soggetti, degli agenti, no? A tanti. Siccome è una delle frontiere sulle quali, diciamo, nel campo educativo bisognerà, gioco forza, con il quale bisognerà misurarsi, credo insomma che possa essere interessante anche avviare una riflessione anche in questa direzione. Grazie, è stato troppo buona. Sì, è emerso il tema, però in maniera tangenziale come problema e come preoccupazione da affrontare. Diciamo che un elemento trasversale ai 6 casi di studio, indipendentemente poi dal framework nazionale, culturale e di sistema, è stato osservare gli stessi problemi e le stesse preoccupazioni di fronte a appunto un impatto che è quello europeo e quello della digitalizzazione, che lascia tutti tra virgolette un po' nudi, un po' soli, e quindi la preoccupazione rispetto a che tipo di futuro, di visione del digitale, dell'università digitale, come affrontare le sfide poste dalla
Industry 4.0, l'intelligenza artificiale è solo una delle sfide, e il tema della competenza nel fronteggiare questo mare magnum e anche questa overload di elementi stressanti, e il tema del timore di perdita di legittimità e di ruolo di fronte a dei cambiamenti che non sono chiari a nessuno in realtà. Grazie. Professore Cipriani. Voi siete troppo giovani, una volta c'era il CEPU. C'è ancora? Lo so, dico, una volta c'era solo il CEPU che aiutava gli studenti a preparare gli esami, naturalmente con piccoli accorgimenti, quali quelli che circolano anche sulle reti dei network sociali, ragion per cui ti fanno il riassunto del corso della professoressa Lippolis, le domande che fa l'esame, cioè le piccole strategie. Allora, faccio una premessa. Io parto dall'idea che qualunque offerta formativa può essere utile per allargare il raggio, il bacino di utenza e quindi offrire una preparazione a un numero sempre più largo di persone. Quindi tutto sommato anche il fiorire di tante soluzioni di università private, telematiche, ibride, sono in presenza e così via, è da considerare un fatto positivo, soprattutto dopo l'intervento del Ministero che ha regolamentato a tal punto che oramai è difficile individuare una università non statale che non stia in linea di massima in regola con alcuni requisiti. Quindi da sociologo dico è stato un fatto comunque importante perché si è raggiunto probabilmente un livello di soggetti che probabilmente mai si sarebbero avvicinati ad una università. Ora però riesce difficile, pur seguendo con molta attenzione quello che è il quadro in progress del sistema universitario italiano, riuscire a capire che cosa sia oggi l'università X, l'università Y, perché ciascuna di queste università ha cambiato struttura, ha cambiato proprietà, ha cambiato impostazione, ha cambiato utenza. Naturalmente sarebbe interessante avere una stratificazione, una categorizzazione molto dettagliata e aggiornata soprattutto di quello che è oggi lo status dell'offerta formativa universitaria, in particolare non statale. Ma c'è un quesito particolare che vorrei rivolgere alla professoressa Cappogna. Alcune altre cose ci siamo detti in privato poco fa sul piano, diciamo, della presentazione. Ecco, tu hai sorvolato sul riferimento alla Università di Catalunya che avrebbe una sua modalità molto peculiare. Ecco, ora, siccome noi siamo curiosi, sociologi, attenti alla realtà, vorremmo capire ma che cos'ha di significativo, di interessante questa Università della Catalunya che ha un tipo di offerta tutta sua. Sì, grazie. Non in termini di modello, diciamo, didattico, non in termini di offerta, perché è molto meno trasmissivo, diciamo così, rispetto alla tradizione delle nostre telematiche italiane per come le conosco io. L'attenzione, intanto nascono già dalla loro origine intorno a 25 anni fa già come modello online totalmente dematerializzato e nascono con una piattaforma proprietaria che rappresenta la vita di un campus in senso stretto e la dimensione della relazione diretta con lo studente, tra colleghi, della vita dentro a questo non luogo dell'ambiente digitale che incardina il campus è molto forte, quindi la dimensione alla relazione con lo studente è molto molto forte. C'è anche una forte attenzione alla preparazione
dei docenti e degli studenti che entrano, in primis attraverso un, chiamiamolo per semplificare, un modulo di base di competenze digitali che fanno tutti, sia i docenti che gli studenti che entrano, come momento di socializzazione all'ambiente. Poi si comincia a fare attività. Quindi diciamo la peculiarità è il focus sulla relazione didattica più che sulla trasmissione. Un'altra cosa che anche ho notato molto, molto peculiare per come modello organizzativo, un ruolo importante al Dipartimento Comunicazione, che è un dipartimento che difficilmente noi come università tradizionali abbiamo il Dipartimento di Comunicazione. Lì il Dipartimento di Comunicazione ha un ruolo strategico perché è l'asset centrale che fa dialogare tutti i sistemi, tutte le figure, tutte le comunità. Talmente peculiare, talmente avanzato da avere all'interno del Dipartimento di Comunicazione anche l'unità di crisi di comunicazione. Nelle nostre università, ecco, questo modello in questo momento ce lo sogniamo, anche nelle università telematiche nostre italiane tipicamente. Posso casomai aggiungere una cosa? Quando hai parlato proprio di relazione, allora premetto che ho fatto la tesi dottorato processi comunicativi nella formazione a distanza. Wow! E due assegni di fila dopo il dottorato, forse è l'unica monografia, secondo me innovativa di un certo peso, è quella che esce dal dottorato, e proprio si chiama Processi comunicativi nella formazione a distanza, 2007, quindi è passato un po' di tempo. Ma dalla letteratura internazionale, perché i primi casi di un'ampia e diffusa ricorso di università, di importanti università, di grandi università nella formazione a distanza, principalmente erano l'India, sì, e gli Stati Uniti, alcune aree degli Stati Uniti per la distanza, sì, perché capite, è l'Australia, sì, ecco, l'Australia, non forse l'America, l'Australia. E da queste ricerche che cosa emergeva? Che questo mi ha sempre colpito, ma l'ha detto lei, cioè a un certo punto hai detto, non mi ricordo, hai detto non questo ma la relazione, cosa hai detto? Non la dimensione trasmissiva ma molto incentrata sulla relazione. E sulla relazione, perché sapete alla fine cosa era emergeva dalle prime ricerche, sì, sì, ok? Non erano, quindi non esisteva ancora un sistema. Che l'elemento che faceva veramente la differenza non era la tecnologia, la persona, l'impegno, la motivazione, la capacità relazionale delle persone coinvolte, non soltanto il docente, anche la classe. Questo mi ha colpito, cioè la tecnologia è l'ultima delle cose. È l'ultima delle preoccupazioni, sì, confermo, assolutamente. E infatti loro, come modello per completare, puntano, nonostante sia un'università appunto online, puntano moltissimo sulla dimensione del gruppo, del gruppo classe, che è una cosa che oggi anche le nostre telematiche stanno spingendo banalmente con la creazione delle app, no, dello studio, dell'aiuto, dello scambio, però loro puntano a creare il mini gruppo classe, che fa da traino, da motivazione, perché l'elemento più complesso per questo tipo di università, che normalmente rispondono ad adulti lavoratori che non hanno completato i percorsi eccetera eccetera, anche se il panorama al target sta cambiando notevolmente anche in Italia, è il tema della demotivazione, dell'abbandono, della difficoltà a raggiungere gli obiettivi. Quindi investono moltissimo sulla dimensione motivazionale, sull'ingaggio e sulla relazione. Allora forse la domanda, poi magari in sintesi o le cose più importanti, come cambia la professionalità del docente? Perché questo è molto importante, perché pensa, la prima esperienza fu proprio mia università online, relazioni pubbliche online, mi trovavo con persone di 20-30 anni più di me, in cui io non potevo avere un ruolo, andare lì da professore, ma da persona, da animatore che metteva in relazione le conoscenze nella classe, le alimentava di cose che sapevo e loro non sapevano, ma ero certo che all'interno della classe tutti sapevano qualcosa meglio di me per età o esperienza o pregressi di studio, per cui era veramente ribaltato il ruolo del docente, tant'è vero, poi feci anche il tutor didattico all'università,
Valle d'Aosta con la Maria Giovanna Noratti, la grandissima Maria Giovanna Noratti, perché allora in quel caso veniva affiancato, sempre stato affiancato da un docente e un tutor, ma ormai sappiatelo tutti, non è che se uno diventa professore ha uno stuolo di assistenti, diventa professore, diventa assistente di se stesso, più o meno è così, quindi diventa anche tutor, deve incamerare. Quindi detto questo, com'è? Però ti dico, questa è una visione di 16 anni fa, ti chiedo te adesso. Il problema è assolutamente pertinente perché intanto da 3 anni in poi questo digitale è imperversato in tutte le università anche convenzionali, è inutile dire, ormai siamo tutti ibridi. E il tema c'è perché non tutti hanno la stessa banale competenza, familiarità digitale, ma il tema non è semplicemente fare le slide, mettere le slide, trasmettere un'email, il tema è proprio costruire la relazione dentro questo medium, che è un medium diverso fondamentalmente. Però il fatto che sia un medium diverso non significa che necessariamente impedisca la relazione, anche nelle attività totalmente asincrone, nei forum o nella messaggistica privata, è possibile, laddove il docente sappia adottare un approccio molto maieutico, paritario, empowerment, ingaggiare lo studente, di ingaggiare una relazione autentica. Il tema è questo fondamentalmente e va tutto costruito, perché la competenza non è così automatica e diffusa. Ripeto, la loro strategia per esempio è quella di fare un modulo di ingresso a tutti indistintamente, tutor, docenti, studenti, personale amministrativo, per fare un atterraggio, una socializzazione a questo campus virtuale, a questa modalità di relazione che faciliti quantomeno l'ingresso nell'ambiente. La soluzione non ce l'abbiamo ancora. Grazie. Grazie a voi.